Sono approdato a Tortuga e ho chiesto a questi simpatici pirati cosa pensano di Skull and Bones. This one isn't gonna make it. The little twig will snap within days. Days? That carcass is just about falling apart. And reeks of wildness. Amici e amiche di Play with Prince, ho provato l'open beta del quadrupla A di Ubisoft, ma prima di tuffarci nel cuore del video e di scoprire insieme le mie impressioni, come di consueto, sigla! Mentre ci sorbiamo l'introduzione, che grazie al cielo non è nemmeno chissà quanto lunga, capiamo un pochettino quello che è il contesto, che praticamente durante il 1700, l'epoca piratesca del capitalismo col pugno di ferro appunto, dove compagnie di commercio si scannano a vicenda per il monopolio marittimo degli oceani. Però vorrei spostare la vostra attenzione alla definizione che Ubisoft ha dato alla sua creazione, ovvero di quadrupla A. Perché questo gioco sarebbe un quadrupla A al di là dell'impegno economico che c'è alle spalle? Perché comunque, ragazzi, credo che qui si tratti di una somma ingente che sfora abbondantemente i 100, se non i 200 milioni di dollari di produzione. E anche il costo di vendita, perché tra l'altro c'è stata una recente polemica per quanto riguarda il costo di messa in vendita, che è di circa $70 negli Stati Uniti, 80 euro dalle nostre parti, per un gioco che è essenzialmente un live service. E dovrebbe quindi vedere anche una, diciamo così, monetizzazione per quanto riguarda meccaniche interne, skin e quant'altro sul lungo termine, per cui... Se l'idea era attirare quanto più pubblico inizialmente, quanti più giocatori, credo che fissare un prezzo di partenza così alto possa avere l'effetto completamente opposto. Comunque, da quello che si vede, ragazzi, almeno tecnicamente il gioco, a parte che ricorda tantissimo Black Flag, non sembra nemmeno malaccio. La grafica è carina e gradevole. Qui abbiamo nella primissima parte del gioco questa battaglia navale che devo dire è abbastanza spettacolare, e la spettacolarità forse non manca, ma quello che mi è sembrato mancare fortemente più di qualunque altra cosa è il gameplay. Mi è sembrato molto noioso. Io ho giocato un'oretta, io sono sincero, non ci ho giocato tantissimo, per quanto poi il gioco esce il 13 febbraio e se giocate a questo open beta la potete giocare fino all'11 gratuitamente su tutte le piattaforme. Potete praticamente salvare i vostri progressi e ve li ritroverete nella versione finale del 13 febbraio. Però dicevo, a parte questo, anche se graficamente è anche carino, il gameplay, ragazzi, è fiacco. La battaglia navale mi è sembrata, come vi ho detto, molto spettacolare, ma tant'è. Cioè, non ho trovato una strategia, non ho trovato qualcosa che invogli ad attaccare in un certo modo. Come avrete intuito, io sono anche un giocatore di Sea of Thieves da tanti anni, praticamente dal primo anno di uscita di quel gioco, e mi piace tantissimo perché, ragazzi, le battaglie lì sono ben pensate. Qui io ho notato che ovunque noi spariamo nella nave avversaria, bene o male, non cambia niente. Se spariamo agli alberi non vanno giù, cosa che in Sea of Thieves accade. Se spariamo allo scafo, non importa dove, facciamo sempre gli stessi danni. Mentre invece su Sea of Thieves, per esempio, ragazzi, spariamo nella parte bassa dello scafo, facciamo entrare acqua più velocemente, quindi la nave avversaria affonda più rapidamente. Io tutte queste meccaniche interessanti qui non le ho trovate, senza contare che la navigazione della nave poi è quella che è, cioè abbastanza meccanica, abbastanza basilare. Comunque in questa sezione dovevamo abbattere la nave ammiraglia, che è quella rossa che vedete lì, e ragazzi... Ripeto, se volete un gran bello spettacolo per gli occhi, probabilmente questo è un gioco che fa il caso vostro. Poi dopo ci sono anche delle sezioni in cui si gioca praticamente a piedi e non si gioca tutto in nave, almeno. Ma anche quelle le ho trovate piuttosto povere, ragazzi. Certo, c'è la parte di crafting che sicuramente in Sea of Thieves non c'è, se vi piace il crafting, se vi piace il loot. Sì... preferite meccaniche diverse. Comunque sono due giochi che non si possono sicuramente comparare, sono molto diversi. Quello che sto dicendo è che semplicemente trovo questo gioco poco divertente, lo trovo molto noioso.
E poi la definizione, ragazzi, quadrupla A, da che mondo è mondo, da quando l'hanno introdotta ultimamente, mi è sembrata sempre piuttosto sfigata. Ricordo quando l'hanno adottata per ad esempio Callisto Protocol, che per quanto sia un bel gioco non ha avuto poi tutto quel successo, per cui flexare in questo modo questo gioco come quadrupla A, e ripeto, secondo me è una definizione buttata lì semplicemente per far pesare il fatto che alle spalle c'è stato uno sforzo economico non indifferente. Su questo, ragazzi, ci posso credere. Per quanto riguarda il combattimento navale, lo state vedendo qui, io credo che più avanti si possa potenziare la nave, si possa aumentare, non lo so, la potenza dei cannoni, dell'equipaggio, tutte queste belle cosine qui. Però ragazzi, io a primo impatto, a primo acchito, sono abbastanza deluso. Finito questo combattimento navale, arriviamo in questa cutscene dove siamo costretti alla fuga, la forza nemica ci sovrasta, ci affondano e quindi noi praticamente naufraghiamo, e da qui a poco ci svegliamo su una spiaggetta e qui c'è questa appunto trovata per l'editor del personaggio tramite questa pozzanghera che avevo visto anche in qualche gameplay pubblicato l'anno scorso. Dove appunto abbiamo modo di creare il nostro personaggio facendolo rispecchiare in questa pozzetta d'acqua. A livello visivo, ragazzi, il personaggio è in puro stile Ubisoft, non ho trovato nessun tipo di miglioria. Dopo averlo creato veniamo riscattati, veniamo soccorsi da questa coppia che all'improvviso comincia a chiamarci capitano e farfugliano di un paradiso dei pirati in una isola chiamata Senten, alla quale dobbiamo recarci, e ci seguono così perché hanno deciso che siamo il loro capitano. La fortuna di Freeman qui viene nominata, ma c'è anche Morgan Freeman in questo gioco. Beh, cavolate a parte, ragazzi, qui abbiamo modo di mettere le mani sulla scialuppa. Vedete che in giro ci sono anche degli altri giocatori, quel tizio per esempio che vedete lì di livello 1, quindi comunque il tutto in una lobby aperta. E anche in questa sezione noi potremmo, da quello che mi è parso di capire, invitare dei nostri amici per giocare insieme. Qui possiamo sbarcare, dopo ovviamente esserci schiantati con la scialuppa contro l'isoletta, e vedete, questa è la sezione a piedi che vi dicevo. Possiamo dare un'occhiata al nostro personaggio, a ciò che ci circonda. Le texture, ragazzi, a me non convincono minimamente. Abbiamo delle emoji che possiamo utilizzare. E iniziamo subito ad accettare una quest da questo tipo simpaticissimo come un'ulcera lancinante alla caviglia. E praticamente ci dice di andare a ritirare un carico da un relitto della nave Exeter e ci dà delle ricompense. Noi l'accettiamo, questo molto gentilmente ci manda a fare il nostro lavoro, per non dire altro. Abbandoniamo la spiaggetta, ci rimettiamo in nave sulla scialuppa e ci dirigiamo, ragazzi, verso il nostro obiettivo. Qui poi con i tasti A e B c'è la possibilità di dirigere le vele e di abbassarle o alzarle a seconda della velocità che vogliamo, che scegliamo. Qui in mare ci sono poi delle casse che possiamo raccogliere, e attenzione perché, ragazzi, c'è anche questa specie di combattimento con questi arpioni da lancio contro gli squali. C'era suo squalo che praticamente era lì per i fatti suoi, e a un certo punto mi guarda e dice: ma tu che vuoi, io stavo a fare colazione, mo ti provo un po', ti assaggio così. E niente, dopo averlo bellamente asfaltato, raccolgo il carico per la nostra missione, lo riporto al tizio, simpaticissimo, che in tutta risposta ci manda a farci benedire. Ci insulta male, e da buon pirata non è che lo meniamo, ma diciamo ok, vabbè, ce ne andiamo. Ci rechiamo al relitto dell'Exeter, che è la nostra missione principale in questa sezione di gioco, e ci fa forzare l'apertura con una specie di lockpick che dobbiamo indovinare 3 volte in questo modo qui. Dopodiché possiamo sbarcare e ci avventuriamo, questo è un altro giocatore che sta venendo verso di me, ci avventuriamo verso l'interno di questo relitto. Qui ci sono dei cannoni abbandonati, piazzati a caso per offrire, penso, una sorta di tutorial verso questa sezione di sparatoria con i cannoni, verso questi bersagli rossi, questi esplosivi, che non serve a praticamente a niente. Ho fatto un po' di pratica, ragazzi, lascia il tempo che trova, lo shooting anche col cannone a piedi. E cercavo di capire se appunto ci fosse una qualche utilità in questa parte, ma ho visto che così non era. Mi stufo, entro in questa porta, c'è questo capitano che non è molto comodo, cioè nel senso non sta dormendo comodamente perché ha dei paletti infilati nel petto. Raccogliamo questo cannocchiale
E dopo aver raccolto anche questa lettera col sigillo nero, il mio personaggio, che tra l'altro è fighissimo, almeno questo glielo accreditiamo, vediamo la rotta per Saint-Anne, che è dove siamo diretti. Ce ne andiamo scazzatissimi e i nostri compagni di ciurma dicono: ah, hai trovato la lettera, bla bla bla, e quindi praticamente possiamo dirigerci, ragazzi, verso nuovi orizzonti alla ricerca di questo benedetto paradiso dei pirati. E questo è quanto, ragazzi. Io, che dire, la mia opinione al riguardo non è positivissima, l'avrete capito. Fatemi sapere voi cosa ne pensate. Per quanto riguarda il video, spero vi sia piaciuto. Se questo fosse il caso, non dimenticate di lasciare mi piace. Se non siete iscritti al canale, iscrivetevi, attivate anche la campanella per non perdervi nessuno dei miei futuri video. Seguitemi inoltre su tutti i social che trovate qui a destra in descrizione, sul mio gruppo Telegram e sul canale Telegram di Videogiochi News, che come sempre saprà offrirvi le migliori offerte sul mondo gaming. E anche per oggi è tutto dal vostro The Prince. Io come al solito vi abbraccio fortissimo e ricordate, giocate con passione. Alla prossima e ciao a tutti.